Prova, prova. Tre piccoli orsi vivono nel bosco. Papà orso, mamma orsa e orsa chiotto. Brilla, brilla la stellina su nel cielo piccolina. Chi è l'auto più bella e veloce? Chi? Chi fa un rombo di fuoco feroce? Chi? Sono Cap, questo è il mio rap. Zip, zip, zap. Testa, spalle, ginocchia, ginocchia e ruote. Ok, facciamo entrare il piccolo trio. Salve a tutti. Ciao. Allora, siete pronti? Sì. Uno, due, Jack, Nico, Nico, Jack. Non hai contato fino a tre? Sì, invece. Prima l'hanno fatto bene. Per piccina che tu sia, resti sempre. Wow, Sculpi è davvero bravissimo. Mia. Sì. Metti la ruota qui, metti la ruota lì, metti la ruota. Certo che Sculpi e Basti sono proprio portati per il canto. Le ruote, fai una giravolta, ripeti. Oh? E Clini è il prossimo. Deve essere molto nervoso. Oh, sono tutti molto bravi e preparati. Forse dovrei ritirarmi. Clini, dove stai andando? Tu sei il prossimo, ora tocca a te. Beh, io... Torno subito. Clini! Ultimo, ma non per importanza, Clini! Ma dov'è? Era qui fuori un attimo fa. Io direi di aspettarlo qui. Oh, che cosa sto facendo? Mi sono spaventato e sono corso via. Clini è molto in ritardo. Forse era troppo agitato e per questo ha preferito andarsene. Quando l'ho visto aveva l'aria molto nervosa. Quando io e Polly siamo andati a chiamarlo, è scappato via di corsa. Ho un'idea. Perché non andiamo a cercarlo? Tanto può fare il provino ovunque. Clini si merita un'opportunità. Credo voglia davvero cantare nel coro. È un'ottima idea, Amber. Andremo a incoraggiare Clini. Faremo in modo che abbia l'occasione di partecipare alle selezioni. Ottimo! Quindi è il momento di andare! Clini! 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 Ehi, ragazzi, da quella parte! Clini! Oh, cielo! Amber! Perché ti nascondevi? Beh, vedi, io ero terribilmente agitato per le selezioni e sono scappato via. Sono troppo timido per cantare davanti a un pubblico. Ok, ma dimmi, vorresti ancora partecipare al coro di Broomtown? Sì, mi piacerebbe moltissimo. Se vuoi cantare nel coro, trova dentro di te il coraggio di farlo. Sì, Clini, fai un tentativo, avanti. Vedrai che andrai alla grande. Oh, grazie ragazzi, ma le selezioni sono finite, ormai è troppo tardi. Io non credo. Se vuoi, puoi fare il provino adesso. Allora ragazzi, trovate qualcosa che potremmo usare come palco per far esibire il nostro amico, ok? Ricevuto! Oh, wow! È meraviglioso! Grazie a voi, ragazzi! Ora sono più sicura di me! È fantastico! Ora possiamo dare inizio al provino di Clini! Oh, batto, batto, batto il tamburo, cerco di andare a tempo! Oh. Prima mi sentivo insicuro, ora son contento! Com'era? Sei stato davvero bravissimo, Clini! Non sapevo che fossi così portato per la musica! Ottimo lavoro! Allora, arrullante Clini! Oh, grazie, Ember! E alla gran cassa, Spooky! Cap ai piatti! Dump al trombone! Grazie, Ember! E ora i nostri cantanti, Sculpi e Basti! Farò del mio meglio! E io perfino di più! Infine i nostri coristi, Mini, Rodi, Benny, Max e per ultimo Brunel!
fare! La gran cassa è mia! Ora la sono io! Fermati, Cap! No! Aspettate! Oh. Ragazzi, avete distrutto il palco! Che cosa facciamo? Andiamo via da qui! Aspettami! Dove state andando? Jean, temo che dovremmo annullare il concerto! Perché dici così? Non ho convinto Scooby e Bosky a fare pace e, peggio ancora, Spooky e Cap stavano litigando per la gran cassa e hanno distrutto tutto il palcoscenico! Che cosa? Sono davvero molto dispiaciuta, ma potreste per favore far sapere a tutti che il concerto del coro è cancellato! Amber! Non ci posso credere! Saranno tutti delusi quando verranno a sapere che il concerto è annullato! Hai ragione! Abbiamo tutti lavorato sodo! Non c'è un'altra soluzione! Polly, abbiamo ancora un po' di tempo. Perché intanto non raduniamo tutti i membri del coro? Sì, e secondo me c'è ancora il tempo per risistemare il palcoscenico per l'esibizione. Ma come facciamo a convincere Scooby e Bosky a fare pace? Non so se funzionerà, ma forse dovremmo dire a entrambi che cos'è successo esattamente e si convinceranno. Sì, sapendo di aver deluso Amber abbandonando il coro, potrebbero anche cambiare idea. Bene. Mentre io e Roy mettiamo in ordine il palcoscenico, tu ed Ellie andrete a cercare i nostri litigiosi amici. Ricevuto! Coraggio, ragazzi! Andiamo! Io mi occupo degli strumenti musicali. Tu pensa a sistemare il palcoscenico. Agli ordini. Ehi, ragazzi! Eh? Eccoci qua! Bentornati! Ora dobbiamo solo trovare Amber. Abbiamo tutti lavorato sodo. Magari non eravamo bravissimi, ma le prove erano molto divertenti. Oh? Amber, potresti per favore tornare al palcoscenico? Che cosa succede, Polly? Lo scoprirai. Oh, d'accordo. Oh? Ah, siete qui! Benvenuta, Amber! Amber, mi dispiace tanto di averti fatto arrabbiare. Anche a me! Promettiamo di non litigare più per la gran cassa! Quindi su col morale! Su col morale! Oh, grazie a tutti! E io vi prometto di non arrendermi mai più! E grazie per aver risistemato le cose in così poco tempo! Non c'è di che! Bene, prepariamoci a far vedere al pubblico la nostra magnifica esibizione! Siete tutti pronti? Sì! Due, tre,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Ho finito! Sto arrivando! Lifty! Ti ho trovato! Oh! Non sono molto bravo! Lifty, sei qui? Lifty! Sono salvo! Lifty! Ciao, Max! Signorina Bell! Sei già tornato dal cantiere? Se sono tornato? Oh no! Oh sì! Ma certo! Sto andando adesso! Sembrava quasi che qualcuno lo stesse inseguendo. Ha solo dimenticato una cosa, sei di pattuglia? Sì, ci sono novità da queste parti. Devo dire che è una giornata tranquilla. Signorina Bell! Che paura, chi c'è lì dentro? Sono io, Lifty. Non dite a Max che sono qui, stiamo giocando a nascondino. Lifty, credo tu stia giocando da solo. Non è possibile, davvero. Lifty, sei qui dentro? Eccoti qui, Lifty. Non ci voglio parlare con te. Lifty, perché continui a cercarmi? Sono venuto a chiederti scusa. Puoi ascoltarmi un momento? No, non posso. Non mi importa che cosa hai da dire. Oh, Lifty, per favore. Attento, fa piano. Non ti preoccupare, ce la posso fare. Attento! Oh no! Devo riferirlo subito alla signorina Bell. Hai proprio le mani di burro. Non staresti attento neanche se ne dipendesse la nostra vita. Non c'è niente di cui parlare, smettila di seguirmi. Ti prego, non possiamo lasciarci tutto alle spalle. Stammi lontano, sto iniziando ad arrabbiarmi sul serio. Ti prego, Lifty, per favore. Ti ho detto di andare via. Sono lontani dal molo. La corrente è molto forte. Aiuto! Li sta trascinando via. Aiuto! Ellie, va lì e cerca di calmarli. Ricevuto! Venite con me. D'accordo. Squadra, siete pronti? Andiamo alla deriva! Oh, Max, ti prego, non lasciarmi da solo! Mai! Lifty! Qualcuno mi aiuti! Tieni duro! Harry! Resta fermo! Ci penso io! Ellie! Oh, mi no, sto allontanando! Ho bisogno del vostro aiuto! Fate presto! Stiamo arrivando! Resistete! Amber, va ad aiutare Ellie! Roy, noi pensiamo a Max! Andiamo! Ellie, prendi! Ho tanta paura! Polly! Max! Max, sei salvo! Grazie, ragazzi! E uno, e due! Ci siamo! D'accordo, siamo pronti, Polly! Perfetto, tenetevi forte! Ah.
Ta-da! Facciamo una partita a calcio! Wow! Bella, vero? Oh, questo è il tabellone. Riporta tutti i gol che segnate. È grandioso! Già! Beh, volete fare almeno una prova? Vorremmo tanto, ma non possiamo proprio. Certo che potete. Fidatevi, non è affatto difficile. Non è questo. Vedi? Quella porta è a Rodiville. L'altra è laggiù, a Beniburg. E i palloni sono tutti a Miniland. Oh, mi state dicendo che avete diviso il cortile in tre parti? Sì, ci sono i confini e non è permesso andare nella proprietà degli altri. Abbiamo dovuto farlo perché Rodi lascia sempre in disordine tutta la casa dei giochi. Capisco quello che intendi, ma se le cose stanno così, non potete fare molto. Non abbiamo altra scelta. Dobbiamo proteggere il nostro territorio. Oh, è vero. Va bene. Questo è il mio lato di strada. Vattene. Va bene. Allora questa è la mia metà di strada. Beh, e io? Allora dove passo? Passa sulla metà di Mini. Vai. Su. No, non puoi. Ho detto che questo spazio è mio. Vattene dalla mia strada. Io ti ho avvisato. È così che funziona? Allora, state a vedere. Questa strada è mia. Qui posso passare soltanto io. Attento! Chiamiamo subito la squadra di soccorso! Perfetto, ancora un po'. Molto bene. Siamo pronti, Polly! D'accordo, ora tira, Roy! Sì! Roy, ora puoi abbassare! Ok! Grazie, ragazzi! Non c'è di che! Ci dispiace, Titan! È colpa nostra, perché litigavamo per niente! Esatto! Nessuno possiede campi o strade. Tutte queste cose dovrebbero essere condivise. Ben detto! Se vi comportate così, non vi resterà più niente da usare, capite? Ascoltate, perché non inventate una regola che metta tutti d'accordo? E tu credi che esista una regola del genere? Beh, vediamo. Che ne dite di... quando si usano giochi altrui bisogna stare molto attenti? Eccone un'altra. Quando si finisce di giocare bisogna rimettere in ordine. Ecco. Aiuta i tuoi amici a sistemare i giochi. Gioca a calcio con i tuoi amici tutti i giorni. Perché a dire il vero era molto noioso giocare da solo. Hai ragione!